Ma innanzitutto credo che dobbiamo rinnovare il ringraziamento al Presidente Mattarella, ancora una volta presente a Napoli, in Campania. Questo è un segno di grandissimo affetto, ma anche di grande incoraggiamento ad andare avanti nel lavoro che facciamo. Doppiamente significativa la presenza del Presidente della Repubblica al suo Orsola, in mezzo agli studenti, all'avvio di un nuovo anno accademico. E questo ci richiama ai nostri doveri di investire nella cultura e nella formazione. Per quello che mi riguarda, ovviamente, avendolo già concordato, rispondo positivamente alla richiesta di aiuto che viene dal Rettore del Suor Orsola, sia in relazione alla gestione di questa università che vive grandi difficoltà in relazione ai tagli nazionali, sia in relazione all'impegno che ho assunto qualche mese fa e che manterremo per coprire al 100% le borse di studio per gli studenti meritevoli. Sappiamo che viviamo un tempo complicato, dovremo fare i conti ovviamente con le spinte al fanatismo religioso, dobbiamo sapere che queste spinte le possiamo contenere e sconfiggere. Io guardo questi attentatori, questi criminali e non riesco a non pensare a quelli che ci sono stati nel nostro paese negli anni di piombo, quelli che pensavano di cambiare il mondo, di fare la rivoluzione sparando in testa a qualche poliziotto che faceva il suo dovere, a qualche magistrato, a qualche sindacalista, ad Aldo Moro. Vedo le stesse immagini di persone perse negli ideologismi, nel fanatismo, ma povere persone che hanno bisogno più di aiuto che di altro, disadattati il più delle volte. Abbiamo visto che anche gli attentatori parigini alla fine erano disadattati, già dediti allo spaccio di droga o ad altre cose del genere. Perché questa osservazione? Per dire che dobbiamo essere sicuramente più prudenti e più attenti, consapevoli dei pericoli, ma assolutamente convinti che sconfiggeremo l'ISIS e il fanatismo ideologico e che dunque dobbiamo vivere la nostra vita, non farci ricattare, non farci condizionare dalla paura.